Nell'amore non c'è timore. Prima Giovanni 4,18. Carissimi santi di Dio, carissimi fratelli e sorelle, nonché santi di Dio perché chiamati da Lui, se ascoltate la parola, venite santificati dalla parola. C'è questo versetto che è veramente forte. Ieri mi è stata fatta una domanda: come fare a cacciare la paura, a non avere paura? Ebbene, prima Giovanni 4,18 dice proprio questo: nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme ha paura, non è perfetto nell'amore. Ecco che quindi paura e amore sono legati, ma perché? Solitamente la paura è data nel nostro cuore perché c'è insicurezza, perché forse non siamo stati amati, non crediamo nell'amore e quindi abbiamo paura anche quando abbiamo qualcuno davanti. Se lo amiamo non avremo paura di quello che può farci. Gesù ha amato fino alla fine, quindi non ha avuto paura della morte, paura che gli succedesse qualcosa. L'amore caccia ogni paura. Attraverso l'amore veniamo guariti da ogni ferita che ci portiamo dentro, e riusciamo ad affrontare ogni situazione cacciando il timore, perché crediamo nell'amore di Dio che è sempre con noi, crediamo di essere amati da Dio infinitamente, crediamo che l'amore di Dio guiderà ogni cosa per il bene. Nell'amore non c'è timore, anzi, qui dice al contrario, anzi, l'amore è perfetto, più c'è la presenza di Dio in noi, più crediamo nell'amore di Dio, più la lasciamo intervenire, più è in noi, quindi più è perfetto e più tutto questo caccia il timore. Noi siamo intimoriti da tante cose nella vita, come sarà il nostro futuro, ci sarà una malattia, ci sarà questo, andrà bene, andrà male. Abbiamo paura a volte anche della morte, ci sono timori e questo ci fa vivere una vita abbastanza brutta, perché non riusciamo a goderci la vita, la presenza di Dio nel presente e quindi siamo sempre intimoriti da tante cose. Ecco che invece questo amore perfetto caccia questo timore. Caccia questo timore. Quindi, fratello, sorella, questo passo è veramente forte, perché dice che se l'amore di Dio ci raggiunge, se noi lo crediamo, tutto questo ci guarirà e la guarigione ci porterà poi ad affrontare ogni situazione. La parola di Dio non dice che non avremo delle situazioni difficili, ma che riusciremo ad affrontare ogni situazione con l'amore di Dio. E se ci sarà questo amore di Dio, se noi abbiamo questa fede, questa presenza di Dio in noi, riusciremo ad affrontare tutto senza paura. E qual è il risultato? Appena Pietro ebbe paura, iniziò ad affondare. Quando invece continuava a credere nell'amore, a credere in Gesù, camminava sulle acque. Ecco che quindi, se siamo pieni dell'amore di Dio, non avremo paura del futuro. Non avremo paura degli altri, non avremo paura di niente e di nessuno, perché sapremo che Dio è con noi, Dio è in noi, Dio è per noi. Padre onnipotente e santo, tu sei amore, tu sei l'amore che ci ama infinitamente. E noi in questo giorno, in questo momento, vogliamo ancora credere una volta a questo tuo amore, credere nel pieno perdono di tutti i peccati, credere che nonostante i nostri limiti tu ci ami così come siamo, ed è questo che caccia tutte le paure, tutti i sensi di colpa, tutte le cose che ci schiacciano dentro, credendo nel tuo amore, sapendo di essere amati così come siamo. Il timore inizia ad andarsene, viene proprio cacciato da questa tua presenza meravigliosa. Ti chiediamo, Padre, allora in questo momento di donarci ancora tutto il tuo amore, cioè mandaci lo Spirito Santo, mandaci questa meravigliosa persona che è lo Spirito Santo, perché venga in noi e glorifichi Gesù, cioè faccia vivere Gesù in noi. E più Gesù vivrà in noi, più noi staremo bene, perché Gesù non ha mai avuto paura, perché si fidava di te, oh Padre. Manda, Padre Onnipotente, questo Santo Spirito su di me, su ogni fratello o sorella che sta pregando con me in questo momento, perché tu ci dici questo: non abbiate paura, siate ripieni della potenza dall'alto, della dynamis dell'amore, così con l'amore affronterete ogni timore.
e senza timore affronterete ogni cosa e sarete vittoriosi, perché l'amore vince ogni cosa. Quando c'è l'amore non c'è più nemico, neanche la morte, neanche l'altro, neanche la sofferenza, niente più nemico, quindi il nemico viene sconfitto dall'amore. Spirito Santo, donaci questa presenza meravigliosa, questa presenza d'amore. Vieni Spirito Santo, immergici, guariscici anche di tutte le ferite, lì dove abbiamo ancora paura, angoscia, terrore, timore, dove c'è quel non sentirci mai a posto, mai bene, mai abbastanza. Vieni Spirito Santo, metti invece la shalom in noi, facci sentire amati, fa che possiamo sentire, percepire questa presenza del Padre, questo Gesù meraviglioso che è sempre con noi. Spirito Santo, trasforma le nostre vite, come è successo per i discepoli che avevano paura perché non conoscevano ancora l'amore. Ebbero paura, fuggirono quando ci fu il momento difficile della croce, ti rinnegarono come fece anche Pietro, ma nel momento che avvenne la Pentecoste, nel momento che tu Spirito Santo li hai visitati, non hanno più avuto paura di niente, di nessuno, e sono stati vittoriosi. Spirito Santo, fai di noi la stessa cosa, riempici di questa grazia perché possiamo affrontare ogni cosa sapendo che non c'è limite nella potenza di Dio, sapendo che neanche la morte bloccherà la vita che è già in noi. Vieni Spirito Santo a rivelarci che Dio sarà sempre con noi, che in ogni situazione saremo più che vittoriosi, che la grazia ci riempirà sempre di più e che avremo un'eternità alla presenza di Dio Onnipotente, di questo Padre meraviglioso con Gesù. Grazie Spirito Santo, grazie Signore di questo grande e meraviglioso dono. Grazie Signore perché con la Tua presenza non avremo più paura. Anzi, questo tuo amore caccia e caccerà sempre ogni paura, e noi vivremo sicuri nel palmo della tua mano.